Il video di oggi sarà leggermente diverso dal solito, però neanche più di tanto. Abbiamo pensato infatti di realizzare un meal prep insieme, dato che entrambe ne avevamo bisogno. Esatto, abbiamo entrambi frigoriferi e congelatori vuoti, quindi ogni tanto ci capita di vederci e di fare delle ricette che poi sono quelle che vi facciamo vedere sul canale, ma oggi non lo facciamo per farvi vedere ricette nuove, ma soltanto per appunto andare esatto. A ricostituire la nostra scorta di pasti in emergenza. Esatto. In congelatore. Sì, e abbiamo pensato che magari era carino farvelo vedere. Stavolta farci un video, sì. Le ricette con tutti i passaggi, gli ingredienti, tutte le informazioni le trovate ben scritte in un ebook scaricabile assolutamente gratuito, quindi potete scaricarlo e da lì trovate tutte le preparazioni che abbiamo fatto. Esatto, se ce la faccio vi metto anche i valori nutrizionali, vediamo. In ogni caso direi di iniziare. Non fate caso che mi sono cambiata la maglia, così siamo più comode. Vedi, legati. Perché io in realtà pensavo, cioè, dobbiamo fare il video, mi metto carina, questo maglione mi chiedete sempre dove l'ho preso, vi piace? E dopo Federica ha detto, ma no, mettiti la tuta, quindi. Tuta, ciabatte, E siamo pronte, iniziamo con i cannelloni. Le ricette che faremo sono appunto i cannelloni delle polpette di riso che come meal prep sono fantastiche perché sono comodissime da preparare, poi vi diremo risotto con la zucca e poi vediamo, perché dopo sarà anche una cosa che aggiustiamo mano a mano che facciamo. Tra tutti farai sicuramente i cereali. Sì, esatto, anche io ho sempre a casa, quelli però li tengo in frigo, li faccio spesso, mentre il meal prep da tenere in congelatore lo facciamo più sporadicamente. Ok, altra cosa, cannelloni, stavolta li avete già visti nell'ultimo meal prep, ve lo mettiamo nelle schede in alto a destra e saranno dei cannelloni speciali. Esatto, perché sono cannelloni vegan, mentre nel video precedente l'avete visti con la ricotta e la besciamella. Sì, i cannelloni noi li abbiamo sempre fatti con la ricotta, io però da un pochino di tempo a questa parte ho eliminato del tutto i latticini e... anche Federica si beccherà i cannelloni col tofu. No, vengono buoni lo stesso. Cannelloni pronti, stavolta li congeliamo così senza metterli nella teglietta, facciamo questa prova, in realtà non l'abbiamo mai fatto, però sperimentiamo. E così dopo quando vi servono andate a mettere o la besciamella fresca o anche soltanto la salsa, io i cannelloni, o entrambe. Diciamo che li cuocio quasi sempre con la salsa, sì, o entrambe, e i cannelloni già pronti, dovrebbe essere facile, però è lo stesso. Andiamo. Questi li mettiamo subito in congelatore, altrimenti l'umidità del ripieno spacca la pasta. Sì, mi raccomando, non lasciateli crudi. A noi non è mai successo, questo non ve lo stiamo dicendo per esperienza. Perché lo sappiamo, ma... No, in realtà veramente vi si frantumano se stanno anche 20 minuti. Ok, quindi subito in congelatore. Thank you.
fatti e messi in congelatore, andiamo avanti con la prossima ricetta. Abbiamo iniziato a tagliare i funghi a fettine sottili per fare il risotto. I funghi, buttano tanta acqua, quindi prima cuoceteli sempre. Esatto. Abbiamo appena fatto il mix di riso, abbiamo aspettato prima che i funghi si raffreddassero bene e adesso possiamo mettere tutto quanto in congelatore. Ovviamente anche di questo trovate la ricetta con gli ingredienti e tutto, le dosi che sono venute a noi con gli ingredienti che vedete sono per 6 porzioni. Esatto, quindi le abbiamo messe in condizioni da 2 in modo esatto. che... In modo che... Difficilmente mangiamo da sole. E abbiamo messo su intanto i cereali che prima Federica ha messo in ammollo, appena ci siamo visti l'hanno messi subito. E con i cereali andremo a fare le polpette e quelli che avanzano io me li tengo in frigo. Andiamo. Polpette pronte, sul tavolo ci sono le altre e anche queste vanno direttamente così in congelatore, non vanno prima cotte, quando vi serviranno le metterete direttamente congelate in padella con un filo d'olio oppure stessa cosa nel forno. Ultimissima cosa, noi le mettiamo così distribuite su un unico piano, le lasciamo congelare un'oretta anche abbondante, sì. E poi quando saranno abbastanza congelate che si possono maneggiare e si possono mettere tutte quante insieme, le mettete in un contenitore o in un sacchettino, in questo modo economizzate tanto spazio e si mantengono anche più pulite perché sì. Sennò così sono aperte. Sì. Prossimo passaggio, io farò i calzoncini, qui ho già la verdura pronta. Io invece faccio la granola per la colazione, abbiamo una ricetta che è fantastica e comunque la trovate anche sul canale, è vecchiotta, una delle primissime ricette, sì. Però funziona sempre, è buonissima. È buonissima, anzi, fatene il doppio di quello che leggete perché una parte ve la mangiate appena la togliete dal forno.
finito, ce l'abbiamo fatta. Compiuta. Abbiamo realizzato tutte quante le nostre ricette. Ancora una volta, come dicevamo prima, trovate tutto quanto, ricette, ingredienti, procedimenti, dosi e tutto nell'ebook che potete scaricare e lo trovate nella descrizione. Esatto. E noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacerebbe stare con noi in cucina per altre volte che facciamo cose di questo genere, fatecelo sapere nei commenti. Noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Thank you.